Terence Ward è uno dei più grandi conoscitori del Medio Oriente, ha vissuto in Iran, nei paesi medio orientali. Come vede la situazione di oggi? Molto pericoloso per via di quel presidente nelle case bianche, perché lui non è adatto di gestire diplomazia, sappiamo bene, lui non vuole fare diplomazia contro l'Europa, contro tutti gli alleati. L'unico alleati che lui serve è Israele. Arabia Saudita e siamo molto vicino di un abisso veramente pericoloso. Speriamo bene che con tutte le forze che lui visto sul media in tutto il mondo, lui ha capito bene che lui è solo in questa minaccia, questa via senza uscita. E solo con diplomazia, con aiuto di europei, di rifare questo accordo nucleare per evitare una guerra, è stato sempre per evitare una guerra, possiamo tornare in un tempo di pace con calma, ma certamente il momento di americani in Iraq è quasi finita, devono uscire Iraq e certo Iran è un vicino che ha aiutato Iraq e forse loro rimane, ma la cosa più importante è di capire che un gesto come un assassino di un membro dello Stato di un altro paese è un crimine. È una cosa inaccettabile e secondo me i iraniani hanno loro risposta è stato sempre calibrato per non fare un'escalazione. Preghiamo anche con il Papa per la pace, perché senza le sue preghiere forse non arriviamo, ma bisogna sapere che siamo molto vicini di un sconfitto terrificante, che non serve nessuno, assolutamente nessuno. È una ripetizione dell'Iraq, ma esponenziale più pericolosa. Allora, speriamo bene e poi preghiamo tutti. Grazie.